Ma buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video, bentornati nel Friday Workout, l'allenamento del venerdì gratuito, efficace e adatto a tutti. Come sempre io vi ringrazio perché siamo già al terzo appuntamento e ve l'ho detto, lo sapete, il Friday Workout continuerà e ho in mente di fare il record ogni venerdì anche per tutto il 2022. Basta, l'ho detto, ora che l'ho detto, che lo sapete anche voi, lo devo fare. Quindi sarà il mio personal record di Friday Workout ogni venerdì per tutto l'anno 2022. Siete contenti? Io un sacco. Prima di iniziare questo video vi ricordo che questa è proprio l'ultima settimana in cui potete acquistare la Christmas Box contenente tutti i miei prodotti che vi faccio vedere qui, esattamente qui. Tutti i prodotti della Christmas Box, quindi le mie booty band, la mia borraccia, la sac e in più la palina di Natale con una piccola sorpresa per voi e la cartolina, diciamo, personalizzata, che potete personalizzare per regalarlo per esempio alla vostra fidanzata, alla vostra amica, alla vostra mamma o a voi stesse, direttamente scritta da me. Quindi vi lascio giù nel box informazioni il link, non esitate a dare un'occhiata e a fare i vostri ordini perché è davvero l'ultima settimana in cui la spedizione è garantita entro Natale. Ora che ci siamo, oggi faremo un allenamento sempre in modalità circuito, 45 secondi di lavoro, 15 secondi di recupero, andremo a lavorare principalmente gambe e glutei e vi serviranno soltanto dei manubri, io qui mi sono munita un po' dei manubri che avevo in casa, ho quindi due manubri da 3 kg e due manubri da 6 kg, voi usate ovviamente i pesi che avete e in più andremo ad utilizzare una delle nostre booty band. All'occorrenza io oggi andrò ad utilizzare quella rosa, che è quella più light, diciamo, più leggera. La mettiamo qui, facciamo subito partire il nostro countdown dei 10 secondi prima di iniziare. Inizieremo con un po' di riscaldamento e stretching per poi arrivare all'allenamento vero e proprio. Non fatevi ingannare dai primi esercizi che sono belli light e belli tranquilli, perché l'allenamento sarà strong oggi, non tanto dal punto di vista cardio ma dal punto di vista del rinforzo muscolare. Allora, iniziamo con uno squat un po' più largo e facciamo uno squat un po' più in mobilità. Cosa vuol dire? Facciamo uno squat con un focus sulla mobilità, andiamo giù, strecciamo un pochettino, allarghiamo le ginocchia e torniamo su, andiamo giù, su, ancora, forza. Inizia un po' a strecciare, ad attivare queste gambe. Guardate, mi metto di lato, vado qui, faccio questo. Cerco di tenere il busto dritto, il petto in fuori. Ok, ancora. Primi esercizi. Ok, perfetto. Come sempre mi sono dimenticata la mia acqua, mannaggia a me. Vabbè, poco male. Allora, secondo, faremo aperture delle anche, l'abbiamo già fatto l'altra volta, quindi da qui faccio semplicemente questo. Cominciamo a tonificare bene anche l'addome, a tenerlo attivo, ad attivarlo. Ok, allora apriamo le anche, da qui cerchiamo di... Facciamo anche dall'altro lato, così, da qui, ok, ancora, stiamo iniziando a scaldarci, ok, uno e giù, perfetto. Allora adesso facciamo una combinazione di good morning. Cos'è il good morning? Il good morning è questo. Squat. Good morning. Su, ok? Quindi, giù in good morning. Sento il femorale che tira. Da qui scendo in squat, risalgo in good morning e vado su. Guardate, da qui, giù. Sento tirare i femorali. Vado giù in squat, risalgo in good morning con il busto in avanti e torno su.
avanti, giù in squat, su e mi raddrizzo, in avanti, squat, avanti e mi raddrizzo, good morning, giù, sollevo, ok, perfetto. Ora andiamo a stretchare i quadricipiti, il classico esercizio che abbiamo fatto almeno tutti nella nostra vita. Ci appoggiamo al muro, prendiamo la punta del piede, andiamo indietro, ma non facciamo questo, ok? Andiamo in retroversione del bacino, quindi basta semplicemente rimanere allineati e da qui vado in avanti col bacino. Andando in avanti col bacino sentirete il quadricipite che tira da morire, quindi sono qui, faccio questo, vado in avanti col bacino, non c'è bisogno di fare questo, questo, sto dritta, semplicemente in avanti col bacino e sento tutto il quadricipite tirare. Cerchiamo di mantenere l'equilibrio, cerchiamo di stretchare un po', prepariamo i nostri muscoli, ok, lo rifacciamo con l'altra gamba ovviamente, quindi se vi tenete, non vi tenete, vedete voi, quindi mi preparo, trovo l'equilibrio, rimango con le due gambe praticamente allineate e vado in avanti con il bacino. Andando in avanti col bacino sentirete il quadricipite che tira. Ovviamente se fa male, smollate un pochettino, non deve far male, deve tirare, ma non deve far male. Ok, porto in avanti il bacino, spingo in avanti, quindi stringo i glutei, l'ombelico ben attivo. Cioè, tutto il cuore in realtà. L'ombelico fa poco e niente. Ancora 10 secondi, forza. Se mancate di equilibrio, tenetevi o guardate fisso un punto. Chi conosce le mie guide, My Personal Workout 3 soprattutto, si ricorderà di questa piccola chicca. Quando fate un esercizio per cui dovete mantenere l'equilibrio, fissate dritto un punto. Allora, prendiamo la nostra booty band. Forza, forza, forza. E andiamo giù in quadrupedia, da qui slanci, slanci, anche qui non faccio questo, ma tengo il bacino in retroversione e faccio questo, a costo di non salire troppo, va bene, non fa niente, non dobbiamo cercare la massima estensione. Dobbiamo cercare l'attivazione del gluteo, non ce ne frega niente di arrivare con la gamba fino al soffitto, a noi interessa di lavorare bene il gluteo. E come facciamo? Attivando bene l'addome, è sempre lui. Ok, da qui, perfetto, piccola pausa, quindi vi ricordo sempre di andare in retroversione col bacino. In questo modo, mantenendo sempre la posizione, il vostro corpo si muoverà di meno e quindi attiverete di più i muscoli che vi interessano. Lo rifacciamo con il blocco. Cosa vuol dire? Che mi blocco a metà, vado su, mi blocco, torno giù. Mi blocco, su, mi blocco, vado giù. Blocco, su, blocco, vado giù. Blocco, su, blocco, vado giù, blocco, su, blocco, vado giù, tieni la posizione, piede a martello, su, blocco, vado giù, blocco, su, blocco e giù, ancora, blocco, su, ok, vado giù. Rifacciamo tutta questa cosa con il lato opposto, quindi se avete iniziato col destro lo facciamo col sinistro e viceversa. Quindi iniziamo a retroversione del bacino e andiamo su. 1, 2, 3, 4, forza, 5, rimango sempre almeno un secondo su in contrazione, sento bene lavorare i glutei, forza. Il bacino non si muove, ricordatevi, retroversione del bacino.
concentratevi. Ok, quindi facciamo un movimento fluido ma altrettanto esplosivo nella salita. Forza, quando vado su butto fuori l'aria e pausa. Perfetto, lo rifacciamo questa volta con i blocchi, quindi blocco a metà, vado su, blocco a metà, torno giù. Ci siete? Uno, via, blocco, su, blocco, giù, retroversione del bacino, ricordatevi, su, blocco, giù, ancora, su, blocco, giù, perfetto, su, blocco, giù, sempre piede a martello, ok, ancora, blocco, su, blocco, giù, forza, ancora 10 secondi, blocco, giù, ancora, retro, versione del bacino, non ve la dimenticate, non inarcate la schiena, e giù, perfetto. Dopodiché rimaniamo sempre a terra, ma ci mettiamo in plank, e questa volta andiamo a fare una estensione della gamba in plank. Quindi, da qui, uno, due, tre, quattro, ricordatevi, retroversione del bacino anche qui, quindi faccio questo e vado su. Se volete challengearvi, per come si dice, ho sentito questo termine in giro, challengearmi, e vado, metto la booty band giù alle caviglie, e faccio questo, sarà più difficile. Ancora. Ok, perfetto, allora andiamo su e andiamo, rimaniamo sempre con la nostra booty band, andremo un esercizio che abbiamo già fatto, e quindi squat, apertura dell'anca, anche qui, squat, apro, squat, apro, squat, apro, squat, apro, anche qui per aumentare un po' l'intensità metto la booty band alle caviglie, squat, apro, squat, apro, forza. Aprirete di meno, ma sarà più intenso. Apro, oppure torniamo su, come prima. Adesso siete voi che lo decidete. Ok. Vado. Ancora. E stop. Piccola pausa. Abbiamo detto apertura a destra, ora facciamo la stessa cosa ma a sinistra. Piccolo plus, aggiungiamo dei manubri. Aggiungiamo dei manubri. Quindi, squat, apertura, squat, apertura, squat, apertura, squat, apertura, squat, apertura. Forza. Qui se li avete i manubri usateli, altrimenti non è indispensabile. Forza, apertura, squat. Ricordatevi, quando scendete che avete i manubri in mano, gomiti in avanti, Apertura, squat, apertura, squat, apertura. Forza, ancora. Ok, piccola pausa. Ora abbiamo un apri e chiudi isometrico con la booty band. Cosa vuol dire? Mi metto giù e faccio apri, apri, chiudi, chiudi, ok? Andiamo, forza, apri, chiudi, chiudi, apri, apri, chiudi, apri, apri, chiudi, apri, apri, chiudi, chiudi. L'importante è rimanere sempre in isometria. Apri, chiudi, chiudi, apri, chiudi, chiudi. Forza. Possiamo anche aprire adesso con la sinistra, quindi invertire,
Forza. Ancora. Ancora, forza, inizia a bruciare. Tenete botta. Ancora. Ok, perfetto. Piccola pausa. Rimaniamo sempre con i manubri. Questa volta io prendo i manubri un po' più pesanti perché andiamo a fare uno stacco a gambe tese. Ci siete? Forza, questo. Ginocchia leggermente piegate. Vado in avanti con le spalle, ma non faccio questo. Rimango dritta. Ok. Sento tirare i femorali e torno su. Sento tirare i femorali e torno su. Forza. Rinforziamo un po' questi bicipiti femorali. Schiena dritta. Quando scendete, buttate indietro il sedere. Piegate leggermente le ginocchia. Andate giù fino a sotto le ginocchia. Ok, perfetto. Poggiamo questi manubri. Prendiamo gli altri perché andremo a fare adesso degli affondi indietro con booty band e manubrio. Ci siete? Mi è caduta la booty band. Forza, forza, affondo indietro. Uno, due, alternando. Forza. Forza, ancora. La booty band non è indispensabile in questo esercizio, ma può darci un po' di resistenza in più. Forza. Scendo. Sfioro il pavimento con il ginocchio e torno su. Forza. Ancora. Torno su. Ultima. Ok, perfetto. Dopodiché abbiamo una piccola combinazione di affondo indietro, cioè di apertura laterale e affondo indietro. Cosa vuol dire? Che io faccio uno, due, quindi gamba destra va su, gamba destra rimane e la sinistra va indietro. Quindi faccio questo, 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 ok? La destra va su, la sinistra va indietro, quindi massimo focus solo sulla gamba destra che prima va in apertura e poi rimane in appoggio durante l'affondo, ok? Quindi apro con la destra, vado indietro con la sinistra, perfetto. Lo rifacciamo dall'altro lato, quindi abbiamo detto adesso per esempio che il lato della sinistra, andrò in apertura con la sinistra, la appoggio a terra e vado indietro con l'altra gamba, ok? Quindi apertura, affondo, apertura, affondo, apertura, affondo. Ci siete? Apertura, affondo. Apro, affondo. Forza, un po' di coordinazione. Apro e vado indietro. Apro. Quindi è la gamba, in questo caso sinistra, che lavora sia nell'apertura che nell'affondo. Forza. Dietro. Ancora. Ok, perfetto. Abbiamo ora slanci indietro in piedi, quindi mi appoggio ad un muro e da qui semplicemente uno, tengo anche la booty band, due, tre, quattro, forza, cinque, sei, sette, se è troppo difficile porto su, faccio questo, questo, forza, forza, ancora,
forza, sento che tira, sento che il gluteo si contrae, forza. Qua se non avete le booty band, pausa intanto, se non avete le booty band vanno benissimo delle cavigliere, per tutti questi esercizi vanno benissimo anche le cavigliere. Ok, altra gamba, cerchiamo di farlo senza l'appoggio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ancora, otto, nove, dieci, uno, due, forza, tre, ancora, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, facciamo gli ultimi, ok, perfetto. Adesso riprendiamo i manubri e andiamo a fare uno squat sumo, quindi allarghiamo un pochettino le ginocchia, sempre con la nostra booty band che ci aiuta, e andiamo a fare uno squat con blocco, quindi blocco, giù, blocco, su, blocco, giù, blocco, su, blocco a metà, giù, blocco a metà, su, sempre con la schiena dritta, blocco, 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 su, blocco, 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 su, forza ancora, dividiamolo in quattro tempi, su, quando vado su stringo i glutei, su, uno, due, tre, e su, perfetto. Ok, quindi andiamo a fare uno squat con poi slancio indietro, sempre con i nostri manubri. Ci siete? Portiamo i manubri su. Quindi squat, slancio, squat, slancio, squat, slancio, squat, slancio indietro, squat, slancio, squat, slancio, forza, ancora, forza, non mollate, sentitelo lo slancio, non fatelo così tanto per, ancora, 10 secondi, ancora, ok, e stop, piccola pausa, abbassiamo i manubri, lo rifacciamo con la gamba sinistra, ci siete? 3, 2, 1, squat, slancio, squat, slancio, squat, slancio, squat, slancio, schiena dritta, squat, slancio, squat, slancio, forza, oggi lavoriamo quasi come se fossimo in palestra, niente cardio, anche se io vi assicuro che così lo lavoriamo il cardio, cardio non è soltanto fare i circuitini e la corsa. Ok, e giù, perfetto, lasciamo i manubri perché adesso andiamo a fare un esercizio che conosciamo, facciamo i tre passetti laterali in squat. 5, 4, 3, 2, via, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ancora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, forza, 1, 2, 3, 1, se avete un peso in mano va benissimo, vogliamo prendere un peso? 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se vi state allenando nel corridoio di casa vostra, volete fare più di 3 passetti, fatene anche 5, va bene? Ok, perfetto. Dopodiché rifacciamo lo stacco, questa volta però aggiungiamo dei blocchi. Quindi ve lo ricordate lo stacco? Seguite me, piegate leggermente le gambe, blocco, giù, blocco, su, blocco, giù, blocco, su, schiena dritta, blocco, su, giù, volevo dire, scusate, blocco, e su. Quindi mi blocco a metà, vado giù, sento tirare il femorale, torno a metà e torno su, stringo i glutei. Forza, giù, su, ok, ancora, 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 forza, blocco, vado giù, sento tirare, torno su, ok, e stop, perfetto. Tolgo la booty band, riprendo i miei manubri, quelli un po' più leggeri, ma voi se volete potete rimanere con questi pesanti se li avete, e vado di nuovo in affondo alternato indietro. Uno, andiamo un po' più veloce, l'ultimo esercizio, forza, aumentiamo un po' il ritmo. Aumentiamo, ancora, ci siete? Ancora, ultimi. Faccio un affondo lungo per lavorare di più il gluteo. Ultimi, due, e stop. Perfetto ragazzi e ragazze, è stato un allenamento super top direi. Ricordatevi di seguirmi anche sui miei social, Instagram come Valerie Fitness, di iscrivervi al canale, di lasciare like e un commento sotto questo video. E se vi siete allenate aspetto i vostri super selfie tutti sudati e taggatemi appunto su Instagram nelle vostre storie. Ci vediamo venerdì prossimo per un nuovo Friday Workout e martedì per un nuovo inedito video. Ciao ciao!